Beh, noi come Popolo della Libertà e io personalmente ci batteremo come ci siamo sempre battuti perché il patentino non possa essere l'unico metodo di valutazione dal punto di vista professionale e lavorativo e quindi non ci si possa limitare a un patentino di bilinguismo per giudicare quelle che sono le potenzialità e i valori umani e professionali di una persona. Quindi il patentino di bilinguismo resta fondamentale, ma non deve essere assolutissimamente lo strumento appunto per assegnare in determinati settori come quello della sanità posti di lavoro senza che appunto prevalga il merito come giudizio, come metodo di giudizio. E quindi la proporzionale in determinati settori va sicuramente abolita subito. Per quanto riguarda altri, ci si può ragionare, anche se il Popolo della Libertà già da qualche anno e io stesso già da diverso tempo sosteniamo appunto che la proporzionale sia un metodo di visione della società a modi apartheid, quindi di assegnazione proporzionale a seconda dei gruppi etnici che nel 2013 non sia più concepibile in una società moderna e mistilingue come la nostra. Nella stessa ottica, appunto quella dell'abolizione della proporzionale, si avrebbe come risultato ultimo e definitivo l'unione dei gruppi linguistici e quindi non più questa separazione etnica sia a livello politico per quanto riguarda gli assessorati e la divisione interna alla società, quindi anche delle scuole di diverse lingue, ma piuttosto il modello che noi auspichiamo per il futuro è proprio quello di una scuola unica, mistilingue, magari trilingue, quindi dove si imparino veicolarmente le diverse materie nelle tre diverse lingue oggi utili, quindi la lingua italiana, la lingua tedesca e la lingua inglese. E per quanto riguarda le zone, le aree ad alta densità di popolazione di lingua ladina, appunto anche il ladino. E più lingue si sanno, come è noto, più le porte del mondo e non solo all'interno della nostra provincia si aprono. E quindi è fondamentale che ci sia una prospettiva verso il futuro e verso un'ulteriore apertura della nostra piccola provincia mitteleuropea al resto del mondo. Nella stessa ottica, cioè quella del merito, l'unione degli assessorati alla cultura della provincia autonoma di Bolzano garantirebbe una più trasparente gestione dei fondi e quindi che non accada più come quello che è accaduto in questi anni con l'assessore Tomasini, che ha avuto ha sperperato denaro pubblico e, diciamo, garantendo agli amici dei fondi per le loro associazioni culturali, quindi al limite del clientelismo politico, e sicuramente questa tecnica verrebbe meno con l'unione dell'assessorato, che ovviamente poi dovrebbe essere gestito comunione di intenti di tutti i gruppi linguistici e quindi e non più proporzionalmente anche in questo caso, ma sempre seguendo il merito, quindi le associazioni migliori, i circoli migliori, le attività migliori saranno quelle che verranno premiate con fondi ingenti oppure a seconda della portata della loro entità. Abbiamo visto come in questi anni ci sia stata una fuoriuscita continua dal Popolo della Libertà di eletti e dirigenti. Abbiamo visto persone elette sotto questo simbolo, quindi tradire il mandato degli elettori. Abbiamo visto una serie di personaggi, addirittura dopo che sono stati eletti sotto questo simbolo, dopo essersene andati, gettare discredito sul simbolo e sui dirigenti che sono rimasti coerentemente in questo partito. Quindi crediamo non ci sia bisogno di profeti che annuncino o che tentino di profetizzare un'unione del centrodestra.
l'unico simbolo, che è quello maggioritario nel centrodestra, appunto per il consenso elettorale, per consenso politico, ma anche per affidabilità, è questo dietro di me, è questo il simbolo del Popolo della Libertà, Berlusconi presidente. Quindi chiunque sarà disposto a mettere da parte le sue mire personali, i suoi interessi personali e il suo protagonismo, sarà il benvenuto sotto questo simbolo e noi lo accoglieremo a braccia aperte. Con la cessazione del mandato del presidente Luis Durmvaldara, dopo 25 anni all'incirca, appunto verrà meno colui che è stato il traghettatore e quindi quello che ha compiuto pienamente il secondo statuto d'autonomia in questa terra. E verrà meno anche un padre, diciamo, politico del gruppo linguistico tedesco, ma anche di tutta la comunità altoatesina. Noi valutiamo positivamente questi anni, nonostante ci sia stato in alcuni momenti uno svantaggio per il gruppo linguistico italiano, sia stato privilegiato il gruppo linguistico tedesco, nonostante ora ci sia il bisogno di un terzo statuto che sia di tutti, noi valutiamo positivamente il suo mandato. E per l'ennesima volta gli chiediamo appunto di restare ancora per un ennesimo mandato, così da garantire stabilità in questo difficile momento politico ed economico in Alto Adige. E sicuramente non posso fare lo stesso, cioè non possiamo e non posso valutare positivamente altri aspetti della gestione del sistema Alto Adige da parte di esponenti del medesimo partito. Non posso farlo perché ritengo ci sia stata una gestione allo stesso modo di quella di Tomasini clientelare e poca trasparenza in diversi ambiti. Sarà quindi appunto anche il nostro impegno politico futuro quello di garantire all'Alto Adige, agli italiani, quindi ai cittadini di lingua italiana, di lingua tedesca e di lingua ladina, un sistema più trasparente per il futuro. L'autodeterminazione dei popoli in Alto Adige è già stata compiuta con il secondo statuto d'autonomia, anzi si è andati oltre probabilmente, si è andati a svantaggiare quella che oggi è la minoranza di secondo grado in questa terra, gli italiani. E quindi la rivendicazione di un'ulteriore autodeterminazione è assolutissimamente insensata. Perché? Perché la Carta fondamentale dei diritti dell'uomo parla di autodeterminazione riferendosi a quelli che debbano essere i diritti, i doveri e la gestione di un territorio e di un popolo. Non può, sicuramente non si può negare come in questa terra questa terra abbia la facoltà attraverso i suoi organi collegiali e istituzionali di decidere pienamente qualsiasi cosa accada qui. E quindi per quanto riguarda gli amici secessionisti, come ho già detto, sosterrò il loro tentativo di ottenere un referendum nell'ambito della legalità, perché ovviamente bisogna verificare prima se questo è possibile, e lo farò proprio perché credo che grazie a questo secondo statuto, ma grazie all'Italia e a Roma, gli altoatesini stiano talmente bene che non voterebbero mai per una secessione dall'Italia, anzi probabilmente il risultato sarebbe sorprendente al contrario, e credo che oltre il 60-70% degli altoatesini trasversalmente resterebbero con Roma. La Volkspartei dovrebbe dire chiaramente ciò che pensa, quindi dovrebbe prendere una posizione chiara e netta come abbiamo fatto noi. Dovrebbe dire, a mio parere, grazie all'Italia per quello che ha avuto per la minoranza di lingua tedesca in questa terra. E dovrebbe farlo senza alcuna paura di perdere qualche elettore che comunque probabilmente non gli rinnoverà la fiducia, perché preferirà andare verso una deriva di destra estrema e verso una deriva secessionista. Non dovrebbe temere
quella che è stata la sua forza, cioè la schiettezza e la coerenza, ma dovrebbe mantenere questo tipo di andamento politico e questo tipo di rapporto con il suo popolo e con la sua Heimat. Il Popolo della Libertà punterà appunto a queste elezioni provinciali a trasmettere ai cittadini le sue intenzioni in economia, e cioè avremo un programma elettorale in materia economica forte, ci concentreremo su questo tema perché coinvolge tutti i cittadini di tutti i gruppi linguistici. L'economia e i soldi parlano una sola lingua, l'abbiamo già detto alle scorse elezioni politiche, continueremo a ribadirle, ci concentreremo su questo tema. Quindi, qualora saremo al governo della provincia assieme alla Volkspartei, garantiremo maggiore trasparenza. Questo è un punto fondamentale. Maggiore trasparenza negli investimenti, maggiore trasparenza in tutto ciò che riguarda la pubblica amministrazione. Basta sprechi, basta rotonde inutili, basta progetti inutili e insensati, piani di fattibilità, consulenze da regalare agli amici, basta progetti inutili e senza alcun successo come Safety Park e Terme di Merano, basta soldi ai politici che guadagnano troppo, anche qui. L'Alto Adige è diventato un mini stato, uno stato nello stato. Di certo, con i chiari di luna a livello economico che ci sono oggi, non possiamo permetterci di dare 25.000 euro a un presidente della provincia, non possiamo permetterci di dare 7.000 euro netti a un consigliere provinciale, non possiamo permetterci di sperperare il denaro pubblico. Dobbiamo quindi puntare sulle nuove tecnologie, appunto sulla green energy, su quelle fattibili però, e non su progetti, come dicevo prima, fallimentari, inutili e che sarebbero un costo e uno spreco per la collettività. Io sarò il capolista per delle elezioni provinciali per il Popolo della Libertà, e come capolista ci tengo a garantirvi che tutti questi punti, qualora governassimo la provincia come aspettiamo assieme alla Volkspartei, saranno realizzati e saranno appunto il nostro impegno primo. Avremo una lista composta da tanti giovani, da tanti volti nuovi, ma anche da volti esperti, da professionisti e da gente comune. E quindi, insomma, se avete seguito bene questa intervista, sicuramente capirete a chi affidare il vostro voto d'ottobre.